Una conferenza stampa scenografica, quella indetta questa mattina a Pescara dal presidente della regione Marco Marsilio. Alla presenza dei giornalisti e di gran parte dei politici abruzzesi di centrodestra, la giunta regionale al completo ha raccontato i primi 6 mesi di governo. Marsilio si è sottoposto alle domande della stampa, toccando punto per punto le principali questioni che interessano la politica abruzzese, a partire ovviamente dalla ricostruzione post-sisma, che procede a rilento. Sulla ricostruzione stiamo moltiplicando il lavoro e il numero di personale a disposizione degli uffici. Già oggi la produttività dell'ufficio della ricostruzione, che gestisce direttamente la Regione Abruzzo, è 4 o 5 volte superiore a quella che abbiamo trovato, grazie anche al fatto che abbiamo stanziato fondi nostri. Non abbiamo atteso soltanto che il governo ci riconoscesse quello che è dovuto e che ancora non è arrivato nelle misure davvero sufficienti. Il governatore ha toccato anche il tema sanità e delle nomine ai vertici delle ASL e del Dipartimento regionale. Sulla sanità stiamo provvedendo al normale ricambio delle direzioni generali, oltre che del direttore del Dipartimento. La squadra da questo punto di vista si sta componendo ed è, diciamo, quasi completa, addirittura di arrivo. Questo ci consentirà di avere una sintonia con i dirigenti delle ASE, una sintonia di progettualità che è assolutamente necessaria per poter raggiungere gli obiettivi. Ancora accesa la questione del trasporto pubblico, dopo che il presidente di TUA, Gianfranco Giuliante, ha annunciato il taglio di 2 milioni e mezzo di fondi regionali. Non stiamo tagliando un bel niente, stiamo semmai salvaguardando TUA e il trasporto pubblico abruzzese da politiche, come dire, scellerate di spese fuori controllo, che avrebbero portato e porterebbero presto la TUA al fallimento se non adottassimo appunto le misure che stiamo adottando di razionalizzazione e di riorganizzazione della struttura. Per il presidente Marsilio, la giunta regionale è una squadra coesa ed efficiente. Il retroscena però è un po' più complesso. Quest'estate infatti si era sfiorata la crisi di governo quando la Lega decise di mostrare i muscoli pretendendo più poteri in giunta. Ed è ancora da sciogliere il nodo UDC, che rimane con un piede in maggioranza e uno fuori. L'UDC ha avuto, come sapete bene, senza che ricostruiamo tutte le volte la storia, il torto di candidare una persona senza il consenso di tutto il resto della coalizione. Dopodiché questa persona è stata eletta, ha dichiarato di voler sostenere la maggioranza in maniera leale e corretta, anche perché ricordo che è eletta grazie al premio di maggioranza e grazie al fatto che esiste una maggioranza di cui faceva parte. Lo ha fatto fino ad oggi in maniera sostanzialmente corretta, quindi io non ho nulla da addebitare o imputare al comportamento di Marianna Scoccia, che in Consiglio regionale ha sempre votato con la maggioranza e i provvedimenti che la maggioranza e che il Consiglio, che sono stati portati in Consiglio regionale. Quindi da questo punto di vista io penso che se il comportamento continuerà ad essere reciprocamente corretto non esistono problemi o difficoltà. Poi c'è qualcuno che ogni tanto li vuole creare, per carità, li affronteremo, siamo abbastanza avvezzi alla politica per capire anche questi meccanismi che non sorprendono, nulla di nuovo sotto il cielo.